ha superato i 23.000 morti il bilancio del devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Le persone rimaste senza casa, al gelo e i feriti sono centinaia di migliaia. Gli operatori di ricerca e di soccorso lavorano 24 ore su 24 e miracolosamente ci sono ancora persone che vengono estratte vive dalle macerie. A man named Hussein. He was 65 years old. And he told us that he heard voices. And we penetrated the additional room and we didn't find anyone. But we decided to return to this building again. Maybe he was right. So it was not so close, but we found two women. Ma questi miracoli stanno diventando sempre più rari. Ecco come appare adesso, cara mamma Rush, dopo il terremoto di magnitudo 7,8 di lunedì scorso.